Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per portarvi un altro episodio del Pro vs Pro. Nonostante l'ultima volta vi avessi detto che probabilmente la mia stagione si sarebbe conclusa con il video contro Ajax Dani, questo weekend ero a casa, non ho resistito alla tentazione di fare la Weekend League, riuscendo anche a raggiungere un ottimo risultato. Infatti con 39 vittorie mi sono classificato al quinto posto. E durante questa Weekend League i pro non sono mancati affatto e voglio andare a farvi vedere la partita che ho giocato contro Twiki, pro player dello Standard Liegi, team belga. Eccoci qui, vediamo il suo bello stemma dello Standard Liegi campeggiare e andiamo subito in game. Batto io e ho subito una prima azione per poter andare ad offendere e cercare la rete del vantaggio nei minuti iniziali. Faccio girare come al solito il pallone ma trovo tutto chiuso, dunque avremo dei soliti minuti di studio all'inizio. Manovro come al solito il pallone qui con Neymar, poi Alba verso Gullit, do palla a Biera che sbaglia come spesso succede un passaggio facile, lui allora può avviarsi in contropiede con Ronaldo, difendo alla grande, poi la palla rimane lì, guardate cosa succede. E dunque il nostro avversario riesce a trovare in questa occasione la rete del vantaggio in maniera un po', diciamo, rocambolesca. Chiaramente la partita è lunga, infatti arriviamo alla mezz'ora, mi ritrovo ancora una volta a manovrare con Neymar, cerco Ronaldinho qui con Ferdinand, lui riesce ottimamente a opporsi, poi ancora una volta cerco di far rigirare la palla per arrivare ad una conclusione pericolosa con Vieira qui, stavolta mi metto paura di passarla e quindi cerco sempre di darla al giocatore più vicino possibile. Poi con Neymar cerco dentro Ronaldo, ottima la finta che manda al bar Ferdinand e dunque troviamo la rete del pari. Passa qualche minuto ma il motivo della partita non cambia, infatti sono ancora io in possesso di palla per cercare la rete del vantaggio ancora con Vieira che stavolta trova bene Gullit, chiuso però, poi Gullit recupera davvero una gran palla qui e con Ronaldo ancora una volta approfitto della sua poca reattività in difesa e punisco De Gea per la rete che vale il 2-1. Passiamo dunque alla ripresa, abbiamo visto qui come Walker riesce a recuperare una buona palla su Neymar, fa ripartire l'azione con Alba che lancia in profondità Neymar, ottima la palla per Ronaldo, poi qui Gullit imbucato alla perfezione con il destro a giro, raso terra, fredda in uscita De Gea e dunque andiamo sul 3-1 doppio vantaggio a inizio secondo tempo. Ancora un'azione offensiva da parte mia qui con Ferdinand, faccio questo cambio di gioco panoramico a cercare Alba, poi la palla che arriva a Milinkovic che lancia ottimo Neymar in profondità, palla poi per il fenomeno che conclude però riesce a mettere fuori la sua difesa, ancora palla recuperata però Milinkovic, la palla verso Neymar ancora per Milinkovic. Ottimo lo scambio qui tra Gullit, Vieira, il fenomeno, Ronaldinho, Ter Stegen. Perdonatemi, allora anche prima era Ter Stegen e non De Gea, ci mette la mano e dunque riesce a salvarsi qui il nostro avversario. Minuti finali di gara, vediamo qui questa azione con Vieira che serve dentro Ronaldo, sbaglia poi tutto e allora può ripartire Twiki però. Walker qui si fa sentire, recupera palla addirittura due volte e allora Neymar può dare palla a Gullit. Ottimo Ronaldo che fa salire la squadra, Gullit in profondità verso Neymar che col mancino imbuca sotto le gambe di Ter Stegen. La rete che vale il 4-1 e qui il nostro avversario decide di abbandonare la partita in anticipo perché capisce che non c'era più tempo per poter sperare di rimontarla e dunque ci portiamo a casa la partita per 4-1. Ragazzi, spero che come al solito questa partita vi sia piaciuta, nel caso in cui ciò sia accaduto vi invito a lasciare un mi piace, anche un commento per dire cosa ne pensate
e io vi do appuntamento a venerdì, dove vi porterò l'apertura dell'ultima top 100 settimanale di quest'anno. Stavolta è veramente l'ultima perché non potrò cadere più in tentazione della Weekend League perché tra una settimana partirò per le vacanze. Quindi io vi do appuntamento a venerdì e vi saluto. Ciao ragazzi!